Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi, come da titolo, sono qui per parlarvi un po' della fotografia del film dei fratelli Coen Fargo, la cui fotografia è stata curata dal grandissimo Roger Deakins, che ormai sul mio canale abbiamo analizzato, straanalizzato, sviscerato, ma della bellezza visiva che ci regala Roger Deakins non siamo mai sazi. Fargo è stato girato con camere Arriflex 35BL4 e con obiettivi Zeiss Standard Speed Lenses e con focali più lunghe rispetto a quelle che sono soliti utilizzare i Coen. Solitamente infatti loro come lunghezza focale in generale, in media, prediligono un 25 mm, mentre invece in Fargo come lunghezze focali principali sono state utilizzate il 32 mm e il 40 mm. I fratelli Coen con Fargo hanno voluto rendere interessante il non interessante, raccontando una storia sull'oscurità dell'animo umano attraverso persone oggettivamente noiose. Persino il protagonista Jerry mantiene quasi per tutto il film un aspetto imperturbabile, almeno in apparenza. E quest'aura di noia si riflette anche negli esterni, dove cosa vediamo quasi sempre, solo ed esclusivamente? Neve, neve, neve. Come mantenere per cui l'interesse lungo tutto il corso del film? Ad esempio studiando bene le inquadrature. Vediamo ad esempio come viene inquadrato Jerry in questa scena. Ha passato tutta la vita secondo le regole e anche adesso che il mondo intorno a lui sta per implodere, pretende di continuare a vivere secondo la retta via, simboleggiata da queste linee verticali, che però sembrano più indirizzate a distruggerlo, linee che peraltro ricordano anche un po' le sbarre di una prigione. E vediamo poi come in quest'altra scena, quando Jerry torna a casa e scopre che il rapimento che ha studiato a lungo è finalmente avvenuto, viene ripreso con un teleobiettivo che ha l'effetto di appiattire la prospettiva e di isolarlo. È molto solo in questa inquadratura. Forse lo si vuole anche un po' sminuire per la deprecabile azione che ha appena compiuto. Vediamo invece questa scena tra Norm e Marge. Il rapporto tra loro due viene mostrato in netto contrasto rispetto a quello tra Jerry e sua moglie. Se Jerry viene inquadrato da solo, isolato, Marge e Norm qui restano sempre nella stessa inquadratura. Per quanto riguarda invece gli esterni, si voleva restituire l'aspetto squallido della vita in quella zona di inverno, per cui era molto importante, fondamentale, non riprendere in giornate soleggiate, favorendo per di più riprese nelle quali non si potesse vedere la linea dell'orizzonte. Così facendo la neve diventa impenetrabile, un paesaggio desolato e immutabile che inghiotte gli insignificanti esseri umani. In altre scene la neve può avere un effetto opposto, il suo bianco contrasta nettamente con altri oggetti, consentendo composizioni nelle quali le figure sullo sfondo sono facilmente visibili. In questo film la neve è soffocante, è inevitabile, è facile perdersi in essa e peraltro non offre alcun posto dove nascondersi. Per quanto riguarda poi la tecnica di illuminazione adottata da Roger Deakins in questo film, essa si basa soprattutto sullo sfruttare la luce del giorno e su lampadine un po' più luminose di quelle normali applicate sulle luci pratiche, occasionalmente integrate da luci nascoste. E per Deakins scegliere le giuste luci pratiche è molto importante, per questo trascorre molto tempo con l'acquirente degli oggetti di scena, così se vuole una certa quantità di luce all'interno in un angolo dell'inquadratura, può metterci una luce pratica anziché star lì a attrezzare una luce da set, diciamo. Oppure, come ho detto poco fa, può inserire una luce pratica nella scena e poi rinforzarla con una luce al di fuori dell'inquadratura. Questo, come afferma lui stesso, gli dà una notevole flessibilità. Però lui stesso afferma che a volte esagera un po', perché a volte arriva a pensare che non può mettere una luce in un punto dell'inquadratura a meno che non ci sia una ragione per essa. Stile completamente opposto rispetto a quello di un Robert Richardson, ad esempio, che fa dell'illuminazione emotiva il suo cavallo di battaglia. Con questo però non voglio dire che uno stile sia più giusto dell'altro, Io amo i lavori sia di Richardson che di Deakins alla stessa maniera. Comunque, per tornare a Fargo, questa tecnica di illuminazione è estremamente rapida ed efficiente quando si scatta in edifici reali e in più conferisce un aspetto realistico alle riprese. Sì, perché non l'ho detto, ma Fargo è stato girato praticamente tutto in edifici reali e non in studio. E capite che avere una tecnica di illuminazione rapida ed efficiente era un obiettivo primario. E per di più una tecnica di illuminazione che ben si sposa con l'obiettivo generale di questo film, che vuole restituire un'idea di banalità, di noiosa routine quotidiana. E anche per la scena del delitto notturno verso l'inizio del film la tecnica di illuminazione di Deakins rimane la stessa,
ma l'effetto è molto più oscuro ed espressionistico. In questa scena l'illuminazione proviene dai fari e dai fanali posteriori di due auto che illuminano la neve di rosso e di bianco. Senza una classica luce a effetto chiaro di luna dall'alto, queste luci proiettano ombre dure e lasciano tutto nero oltre la loro portata, accentuando la drammaticità della scena. Non posso non citare poi un'inquadratura iconica di questo film, forse una delle più famose, ovvero l'inquadratura dall'alto mentre Jerry va verso la sua macchina, un'inquadratura larghissima, nella quale Jerry è piccolissimo, è una figura insignificante, è quasi sommerso dalla neve. Lo vediamo dall'alto, siamo superiori a lui in questa inquadratura. È l'inquadratura cosiddetta a occhio di Dio, con la quale controlliamo tutto dall'alto, siamo superiori a tutti. Non semplice anche la scena della sparatoria nel parcheggio, scena che era illuminata da lampioni con lampade a vapore di sodio che restituiscono una tonalità giallo-arancio che dà alle immagini una sensazione un po' inquietante. In più si è scelti di illuminare gli edifici circostanti, la torre della ciminiera e la parte superiore dei camini di raffreddamento di una centrale termica, nascondendo delle luci proprio sui tetti degli edifici. Per andare a concludere, ragazzi, e per citare lo stesso Roger Deakins, se hai un budget enorme e grandi set, in realtà non è difficile far sembrare bello un film. Spesso invece è più una sfida cercare di dare a un film uno stile coerente dall'inizio alla fine, uno stile che risulti interessante e reale allo stesso tempo. E questa frase direi che riassume quasi perfettamente l'idea che ha della fotografia cinematografica Roger Deakins. Bene ragazzi, il video si conclude qua, spero che sia stato interessante, come sempre lasciatemi le vostre opinioni sulla fotografia di questo film. E ragazzi, a me non resta altro che ringraziarvi della visione, dell'iscrizione e tutti i commenti che mi lasciate. Vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!